E allora ma no, vai. Fuori casa no, l'altra. Vai Antonio. Vai, la prima partita, la prima. È un Bari che vuole chiudere il giorno di andata come l'ha iniziato. Beh, sì, sarebbe auspicabile perché se vogliamo fare quel definitivo, insomma, salto di qualità, dobbiamo attrezzarci per fare bene sia questa gara, che è la più importante per tanti motivi, che poi l'altra. E quindi pensiamo ad Ascoli, che sarà a mio avviso una partita molto difficile, perché conosco quell'ambiente, so benissimo che tipo di carica può dare il tifoso ascolano alla propria squadra. Dall'altra cosa, hanno anche avvicinato la curva allo stadio per i noti problemi che ci sono stati, quindi ora il tifo è ancora più vicino al campo e quindi dovremo essere bravi a fare tante cose fatte bene, anche perché l'Ascoli è una squadra che sta in grande salute. Tu sei di casa, diciamo, ad Ascoli, sì. No? Sì, io sono lì, abito lì, quindi tra le altre cose c'ho anche degli ultras in famiglia, quindi per me vale doppio, altrimenti la sera di Natale ti toccherà pure sentirti. Strano che non l'ha mai allenato, cioè hai giocato una stagione e non l'ha mai allenato. No, non c'è mai stata questa possibilità, insomma io sono stato più a San Benedetto. Mister, una curiosità sull'ultras in famiglia. Chi sono? Suoi figli? No. Ha parenti? Sì, parenti molto vicini. Parenti di tua moglie? Certo. In questo caso parenti serpenti. Bravo. E poi tu abiti più verso Ascoli, no? Che San Benedetto. Oh, non mi fate parlare troppo di Ascoli e San Benedetto, là non mi fanno uscire da casa. Vabbè. E lì devi stare attento pure dopo andare a Fangiretto. Mister, allora mettiamola in questo modo invece. Sia un quadro abbastanza delineato del Bari Casalingo. Fuori casa ci sono state due prestazioni abbastanza sì, diverse, anche perché gli avversari erano diversi. Sì, dobbiamo migliorare fuori casa perché abbiamo fatto molto bene a Verona contro una squadra di primissima fascia. Ora io mi aspetto di fare bene anche a Pisa, secondo me, un passo indietro a livello di prestazione. E domani dobbiamo tornare un po' a fare quello che riusciamo a fare anche in casa, perché l'Ascoli è una squadra di grande rispetto, ha dei giocatori importanti, specialmente nel reparto offensivo, ha un tipo molto caldo, per cui ci vorrà un Bari veramente all'altezza. È un Ascoli che si trova nella stessa situazione del Bari dell'altra settimana, gli mancano 8 elementi. Ha recuperato, qualcuno l'ha recuperato, ma noi abbiamo ancora qualche defezione, non è che siamo poi così certi di poter recuperare qualche giocatore, perché abbiamo avuto Di Cesare con dei problemi, Scalera con dei problemi fino a ieri e lo stesso Petele. Rifà un'altra volta caldo, ridiamo il coso. Vedi, abbiamo fatto fare la doccia di fretta. Quindi abbiamo dei problemi anche noi. Non so se recupereremo questi giocatori. E poi dovremo fare attenzione ancora una volta, purtroppo, ai cartellini. Perché abbiamo 3 centrocampisti, tranne Bascia, tutti diffidati. E anche Donucci è diffidato. Quindi dobbiamo stare attenti perché avendo pure Di Cesare mezzo e mezzo, bisogna fare dei ragionamenti per la partita di Ascoli e per quella che deve venire. Le tue scelte dipenderanno anche da questo? Anche da questo, sì. Perché bisogna fare le cose con molta oculatezza. Per cosa cambia il rientro di Bascia al centrocampo? E cambia qualcosa? Spero nulla, perché abbiamo vinto l'ultima partita. Quindi speriamo che non cambi nulla. Sicuramente è un elemento, avere tutti gli elementi a disposizione fa sempre, a me fa sempre piacere, che più è ampia la scelta e più abbiamo possibilità di fare più. L'Ascoli, non so se è d'accordo con me, non è soltanto Calciero, no, perché loro sono i due giocatori, diciamo, di maggiore classe, no? Di maggiore qualità. Però è tutto l'impianto che mi pare che stia funzionando. Sì, stanno facendo molto bene, Orsolini è un grande talento. Cacia lo conosciamo, è una squadra veramente che da prendere con grande considerazione. Io conosco anche qualche altro elemento, conosco Giorgico che ho allenato, un ragazzo di grande esperienza, ascolano, per cui danno tutti qualcosa in più. Quindi veramente è una partita molto difficile. Senta, mister, si aspetta l'Ascoli, solitamente l'Ascoli gioca un bel centro un po' più arretrato, poi riparte. Beh, non si aspetta una partita no, più... ho visto la partita col Benevento, scusate più troppo, perché per esempio l'hanno aggredito. Li hanno molto aggrediti, sa fare sia l'uno che l'altra cosa, quindi
Ripeto, è una squadra da tenere in grande considerazione, ma lo dice anche la classifica, non è che lo dico io. Ma anche perché lì viene da 4 risultati consecutivi? 5, credo. 5, 5. No, 4, sono proprio 4-5. Benissimo, stanno in salute. Stanno bene, sì. È una squadra da veramente da... è un altro banco di prova molto importante per i nostri ragazzi. Lisa, questa è l'unica possibilità, anzi la penultima, per parlare un attimo di mercato con te? No, di mercato prima io non parlo, di mercato ne parleremo dopo. Non è giusto. No, non è giusto, dai. Non è giusto parlare di mercato quando ci sono ancora due gare, ma è rispettoso nei confronti anche dei giocatori che stanno lavorando benissimo per questi colori, stanno facendo veramente le cose in maniera straordinaria. Quindi io, per me calcio, mercato, zero. Non ne voglio proprio parlare. Io sono molto concentrato sull'Ascoli, sono molto concentrato sulla SPAL dopo e sono molto concentrato sui giocatori che ora compongono la rosa. Poi il calcio lo conosciamo, a volte ci sono delle dinamiche, però ecco, io ora sono contento di allenare... Poi mercatini di Natale. Ecco, no, io ora sono contento di allenare quei ragazzi che stanno in rosa, sono molto orgoglioso di loro, sono molto orgoglioso di quello che stanno facendo, per cui... Ma poi ci si vede a fine gennaio. Lo so, ma io non posso parlare di mercato e credo che non ne parlerò neanche dopo, perché è mio costume non parlare mai di mercato. Per il mercato ci sono i dirigenti deputati a fare ciò, per cui ci penseranno loro. Io penso a lavorare con la squadra che ho a disposizione. Mister, a proposito di banco di prova, salirai in cattedra ancora una volta il professor Brienza, non restando in tema, magari nella stessa posizione? Non lo so, questo dobbiamo vedere. I centrocampisti li recuperiamo, Brienza sapete che è un giocatore che a noi ci alza il tasso qualitativo in maniera esponenziale, specialmente nel reparto offensivo, quindi è molto più probabile vederlo vicino agli attaccanti o all'attaccante, dipende come se andiamo a fare quello che abbiamo fatto. Disappunto di Ciccio Brienza è di aver giocato pochissime volte da trequartista, sono Ronaldo. No, cioè comincia a giocare quest'anno in qualche modo. No, prima di arrivare a... Ma guarda, al di là, ma al di là della posizione in campo, ma per esempio, Brienza, la posizione sua ideale. Ma Brienza è un giocatore talmente duttile che può giocare ovunque. Ma lui poi noi, per esempio, nella partita scorsa io l'ho fatto giocare centrocampista, nei tre centrocampisti, però con attitudini veramente offensive, perché poi ci diventa trequartista con i movimenti. Se anche dovessimo giocare in un 4-3 e farlo partire nella fase di non possesso, chiaramente un po' più defilato, ma poi nella fase di possesso Ciccio non ha vincoli tattici, può fare quello che vuole, può venire tra le linee, può stare vicino alla punta, può andare dall'altra parte, perché poi quando c'hai la palla tu, insomma, il discorso tattico è diverso. Non si risparmia, perché abbiamo la fortuna che atleticamente sta molto bene. E ripeto, quando parliamo poi di discorso tattico, di equilibrio, di sistema di gioco, è chiaro che quello è un discorso deputato alla fase di non possesso. Noi nell'ultima partita abbiamo giocato 4-3, quindi avevamo due linee a centrocampo, una linea a centrocampo che prevedeva tre centrocampisti più due esterni d'attacco che senza palla rientravano insieme a loro e quattro difensori. Quando giochi col trequartista magari è un po' diverso, perché ce n'hai uno dietro a due punti, allora sono dei movimenti di uscita diversa, ma poi quando c'hai la palla devi andare molto anche a talento puro, a genio, a trovare la posizione in campo, e l'esperienza è un giocatore così. Io l'impressione ho avuto, almeno è chiaro che la partita scorsa per Brienza è stata un po' particolare, perché ha dovuto giocare in una condizione ancora un po' più arretrata, però l'impressione è che in questa posizione è vero che va un po' meno vicino alla possibilità di fare, però che lui si diverta di più, cioè sinceramente visto così protagonista. Beh, perché chiaramente giocando a centrocampo entri un po' più nel vivo del gioco, perché hai la possibilità di toccare più palloni. L'altro l'ho visto a tratti invece a Pisa. Sì, è normale, perché se giochi davanti è chiaro che lo prendi un po' poche volte. Un po' meno, se giochi a centrocampo hai la possibilità di toccare più palloni, questo è poco messo. Ma qual è il problema di Maniero? Ma per me Maniero non è un problema. Maniero deve stare tranquillo e sereno, deve giocare per la squadra, perché lui potrà ritrovare il gol, potrà tornare a fare quello che ha sempre fatto, giocando bene, perché poi se giocano bene le punte, gioca bene tutta la squadra. E quindi più gioca bene la squadra e più ci sono possibilità di fare gol. È un cane che si morde la coda, quindi è importante che lui faccia giocare bene la squadra e il gol sicuramente arriverà. Ecco, facendo un parallelismo forse anche inappropriato, tempo fa c'è stato un altro attaccante a Bari, poi ci hanno preso di mira perché non faceva gol, però in quel caso andava spesso al tiro,
sbagliando. In questo caso l'impressione è che Maniero non abbia molte opportunità per calciare verso la porta, avrebbe l'ultima gara, forse avrebbe fatto una volta, quindi diceva che è un problema forse un po' più ampio di non metterlo nelle condizioni ideali. Non la direi così, se no si rischia di creare poi degli alibi e poi si cerca di magari sminuire il lavoro della squadra, non è proprio così. È chiaro che Maniero, noi se andiamo a guardare le partite che abbiamo fatto per esempio in casa, nelle ultime, abbiamo avuto sempre superiorità nel possesso palla. Nell'ultima partita, se andiamo a guardare, abbiamo tirato in porta 13 o 14 volte. E quindi vuol dire che la squadra ha lavorato a livello offensivo. Abbiamo fatto 2 gol, ne potevamo fare almeno un altro paio, quindi significa che a livello di volume di gioco offensivo la squadra ha prodotto. Poi che ci si sia trovato Maniero, piuttosto che Fedele, siccome a me i centrocampisti mi piace che si inseriscono per quando al tiro, o che ci si sia trovato, che ne so, un esterno d'attacco, mi cambia poco. L'importante è che la squadra ha prodotto occasioni e ha prodotto volume di gioco. Per esempio noi a Verona abbiamo creato occasioni, ne abbiamo create più di qualcuna, l'abbiamo creata con Luca, l'abbiamo creata con una volta con Brienza, abbiamo creato. L'importante è che la squadra sviluppi. Poi l'attaccante deve essere sicuramente aiutato e deve essere bravo lui a farsi trovare al posto giusto, al momento giusto, quindi ci sono entrambe le cose. Ma Maniero, domenica Maniero è calciato, non è che un attaccante in porta in questa categoria potete pensare che tira 5, 6, 7, 8, 10 volte, è molto difficile. Basta guardare, l'attaccante normalmente crea le sue 2-3 occasioni, poi è chiaro, deve essere bravo, fortunato, sfruttato, non è che, quindi è normale. Maniero è stato sfortunato, secondo me, anche a Pisa ha tirato in porta, ha fatto un gran bel tiro incrociato per il secondo palo, il portiere l'ha parata, quindi ha fatto il suo lavoro, però io penso che si possa fare di più. Enzo? Cosa pensi Stella Falli per fare il risultato a porta aperta? Perché i numeri parlano in pari delle volte, cioè un pari che ha un ritmo molto alto in casa, ma che fuori casa, per quanto le ultime prestazioni siano state anche discrete, però ha fatto un punto nelle ultime 5 partite. Hai una diagnosi? Ma no, non c'è, è chiaro che ritrovare un risultato pieno, importante, darebbe... A volte quando succedono queste cose ci sono anche un po' dei blocchi, no? Si va a giocare fuori casa sempre con la paura di fare che il risultato non arrivi o con la paura di vincerla, cosa che invece in casa non c'è, perché in casa giochiamo con molta più serenità e molta più scioltezza. È chiaro che fare un colpaccio ci ridarebbe l'entusiasmo per poi riapprocciare le partite fuori casa con un po' più di serenità, però io vorrei anche che insomma alla fine se ne parlasse anche un po' meno, se no sembra che questo, l'importante è che la squadra faccia punti, perché poi alla fine dell'anno se uno vince il campionato non è che guardano quante ne ha vinte fuori casa o quante ne ha vinte in casa, guardano quante ne ha vinte, poi che se è vinte in casa. Io l'anno che ho vinto il campionato con l'Atalanta la prima volta, nel giro di andata fuori casa mi sembra non abbiamo vinta una. In totale abbiamo vinto 24 partite. Poi se hai vinto fuori, hai vinto a casa, a me mi interessa poco. Siamo arrivati primi, con un mese d'anticipo, alla seconda stava 6-7 punti. Le ultime 4 partite ci siamo divertiti. Però minimo è pareggiare in trasferta. No, ne abbiamo perse, mi sembra, 6 o 7 di fila in trasferta, addirittura, nel giro di andata. Tant'è che era diventata una sorta di psicosi la trasferta. Però il campionato l'abbiamo vinto uguale. Ora, guardate bene, io non è che dico che bisogna andare fuori casa, no, sarebbe importante cominciare anche a fare punti fuori casa, però non è che se ne deve parlare ora più di tanto, perché sennò sembra che questa squadra ci abbia questa malattia grave, che sì, fuori casa dobbiamo migliorare, però in casa stiamo facendo bene, abbiamo fatto 11 punti mi sembra, no? Giusto? 10 in casa? Abbiamo fatto 11 punti, quindi tutto sommato siamo riusciti insomma se non altro a mettere a posto il discorso esterno con le vittorie in casa, però condivido quello che dici tu, è chiaro che fuori casa dobbiamo migliorare se vogliamo che questo percorso sia più agevole. È anche vero, chiedo scusa, che nelle partite, nei punti fatti, cioè abbiamo giocato 2 partite più in casa. Sì, 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 certo. Il calendario era questo, quindi. Davide? Sì, mister, tra i motivi, diciamo, accessori, non principali, della partita di Ascoli, quanto mi piacerebbe magari tornare con un risultato positivo e avere... Poi con la SPAL, che potrebbe essere uno scontro diretto, un bel pubblico di fine anno, di quelli belli corposi che vi spinge, perché chiaramente potrebbe essere un risultato che traina anche da questo punto di vista per creare una bella atmosfera all'ultima giornata. Ma il pubblico, noi credo che il pubblico è talmente, il nostro è talmente maturo, è talmente vicino alla squadra, talmente affezionato al Bari che
credo che nella partita casalinga con la Spal ci sarà, a prescindere, perché comunque sono innamorati. Credo che in qualche piccola maniera un minimo li stiamo ripagando, perché piano piano sentiamo sicuramente grande calore noi nelle partite casalinghe, tant'è, ma anche quelle fuori, perché poi non dimentichiamoci che erano tantissimi a Verona e c'erano anche a Pisa, quindi voglio dire, noi, il nostro pubblico, siamo molto contenti. A loro non possiamo chiedere nulla, perché stanno già dando tanto, anzi dobbiamo essere noi a trascinarli ancora di più con le prestazioni e con le vittorie, perché ripeto, io l'ho scoperto da pochissimo, perché non sto qui da molto, però insomma noi qui abbiamo una grande certezza, che è l'affetto della gente, e quella lo dobbiamo coltivare tutti i sabati, tutte le domeniche quando giocheremo. Allora, io chiedevo perché l'impressione è che, da come mettere in campo la squadra sempre a testa alta per giocarsela con chiunque, sì, mi piace il gusto della sfida anche con una bella posta in palio. Cioè, ma noi vorremmo giocarcela sempre con chiunque. È chiaro che a volte ci riusciamo e a volte non ci riusciamo, perché il calcio prevede un avversario, mentre voi invece analizzate solo una squadra. Invece poi il calcio, purtroppo, se facessi ogni domenica 11 contro 0, invece purtroppo ci sono gli avversari che hanno il tuo stesso obiettivo e la tua stessa voglia di fare. Quindi a volte riesci a fare delle cose importanti, a volte non ci riesci proprio perché c'è l'avversario di turno. Però ripeto, io